Eccoci Eleonora, sì, scusami, non sentivo bene prima. Eccoci qui, noi siamo in questa giornata importantissima qui al Foro Italico. Perché? Perché questa giornata dà inizio a Tennis and Friends, quindi una manifestazione, un evento importantissimo che si protrarrà nei giorni a seguire. Parte oggi una special edition, quindi la prevenzione attraverso Tennis and Friends da oggi scende in campo. Quindi con noi diversi ospiti molto importanti, ognuno dei quali dà il proprio contributo a che quindi questa prevenzione diventi un modus vivendi, quindi un modo di vita. Vero, è così? Noi innanzitutto ti presento Giorgio, con noi il Giorgio Meneschinkeri, scusami. Giorgio, è un cognome importante quello di Giorgio. Ciao, è un cognome importante. Ciao. Bene, grazie, un po' bagnati, però diciamo che si sta aprendo il tempo, speriamo, ma siamo in tanti, già numerosi, e siamo in compagnia di leggende, l'abbinamento di salute e sport, e quindi abbiamo i campioni dello sport come Diego Narciso e Marco Tardelli, i campioni del mondo del tennis e del calcio, e abbiamo e Maniscalco, e abbiamo il direttore della ASL che coordina l'attività di prevenzione, direttore della ASL Roma 1, e il direttore dottor Quintavalle. Ecco, Giorgio, quanto è importante, professor Quintavalle, la prevenzione. Giorgio, scusami, prima noi stiamo raccontando, tu lo sai, sei veramente sempre molto attento a queste dinamiche sociali, ci conosciamo da tanti anni, sei una persona straordinaria, sei riuscito a realizzare questa grande macchina di solidarietà. Ecco, la solidarietà in questi momenti, come dicevo prima, c'è una popolazione distrutta dall'alluvione e siamo in Emilia-Romagna, ecco, per cui pensiamo anche in questa giornata, no? La tua manifestazione è sempre una manifestazione piena di gioia, di forza, ma anche di grandi messaggi solidali, no? Oggi pensiamo ovviamente anche alle persone che in Emilia-Romagna stanno spalando fango, a tante strutture sanitarie in difficoltà per tutta l'acqua che è precipitata ed è arrivata, e ovviamente il nostro abbraccio va a loro. Sono sicura che tu ti vorrai aggiungere a questo messaggio. E guarda Eleonora, mi ha anticipato la solidarietà di Tennis and Friends, di tutti i partecipanti, ne parlavamo poco fa anche con i campioni e col direttore, va un pensiero alle regioni colpite dall'alluvione. È prevenzione, diciamo anche quella. Diciamo che oggi noi siamo qua a dare il contributo sulla salute. E è importante quanto sia oggi il claim ideato da Tennis and Friends, che è la prevenzione giovane. E purtroppo i dati allarmanti degli adolescenti sull'obesità, che è aumentata, sul sovrappeso dei giovani, ci porta a diciamo sensibilizzare le attività governative affinché si promuova sempre di più lo sport nei giovani e i corretti stili di vita. E qua noi siamo su cardiologia, sport e alimentazione, dove verranno effettuati gli screening sia in sede Foro Italico e sia nelle sedi principali come l'ASL Roma 1 attraverso l'ospedale anche Santo Spirito, dove già sono aperti i laboratori di cardiologia, che poi vi spiegherà il direttore Quintavalle. Sì, professor Quintavalle. Allora parliamo con gli ospiti. E quindi Eleonora, ecco, ci aiuti tu con gli ospiti. Parliamo con gli ospiti. Io intanto ti volevo fare sentire, sì Eleonora, ti volevo fare sentire Marco Tardelli, quindi quanto è importante la prevenzione? Assolutamente, il lavoro che quando, sta facendo. Quando Giorgio mi ha parlato di questa cosa io ho subito aderito, perché ritengo che sia determinante. Io non l'ho fatta molto, devo dire, però da quando ho conosciuto lui ho cominciato a farla, e credo che sia determinante per tutti i giovani, anche per quelli che pensano di essere troppo giovani. Secondo me con lo sport si previene. Ecco, parlando di sport, continuiamo quindi con Diego Narciso. Sì, io testimonio come Marco, sono qui per Giorgio, sono stato tutti le 12 edizioni qui, penso che sia fondamentale che noi diamo il nostro apporto, cioè creiamo quel link tra un po' i medici e quindi lo screening medico e il fatto di divertirsi, però chiaramente giocando e quindi prevenendo
rispondendo in due modi: uno giocando e quindi allenandosi, facendo uno stile di vita importante e salutare, e poi dopo facendo anche attenzione, visto la mia età che incomincia ad andare, diciamo, negli anta, che, dove chiaramente abbiamo bisogno di invece prevenire, quindi facendo gli screening dal professor Quintavalle e da Giorgio Meneschincheri. Ecco professore, quindi lo screening, gli screening importantissimi, fondamentali per la prevenzione, e in questi anni quindi ci sono stati comunque dei miglioramenti in questo senso, quindi più persone, quante? Sentiamo. In quanto consiste l'aumento delle persone che fanno prevenzione? Allora, innanzitutto buongiorno Eleonora a tutti. Ciao, i telespettatori. Dobbiamo in primis ringraziare Giorgio perché con questa iniziativa ha avvicinato il mondo dello sport al mondo della salute, e anche con l'elaborazione insieme di un tagliando molto simpatico ma simbolicamente utile, che è quello di ricordare età per età cosa dovremmo fare per stare meglio. Allora, dopo il Covid gli screening hanno avuto una fase di rilenta partenza, ma adesso sono partiti e stanno partendo ancora meglio rispetto a prima, e questo diciamo va in tutte le fasce d'età, perché voglio ricordarlo, ci sono gli screening per le patologie oncologiche, ma come è stato ampiamente detto ci sono anche patologie adolescenziali che adesso devono essere affrontate. Certo. L'obesità è di per sé una patologia. Il tennis allunga la vita di 9 anni, così ha detto Nicola Pietrangeli, che saluto con grande affetto, e io direi avviciniamoci allo sport e attraverso lo sport. Grazie. Iniziamo ad avere uno stile di vita, ecco, più sano. Rimanete, ho gli ospiti in studio, per cui rimane anche Giorgio insieme ai tuoi ospiti. Alba, tu fai prevenzione, eh? Abbiamo la Parietti collegata, non io so dove sei, perché sì, guarda. A Milano, a in questo Milano. Momento, perché è stato molto complicato muoversi in questi giorni. Tra parentesi, io grazie alla prevenzione ho scoperto di avere un cancro, quindi penso che sia fondamentale. Questo a 35 anni, e io credo che la prevenzione sia fondamentale e importante. Un'altra cosa importante secondo me però è che certi sport, per esempio il tennis, a questo punto faccio proprio un appello, ma ne avevamo già parlato, deve essere uno sport più fruibile a tutti, perché uno sport, lo sappiamo, abbastanza settoriale, abbastanza d'elite. Beh, insomma, non mi pare. Costoso. Non è. Beh, non insomma, mi pare non che il tennis non sia fruibile a tutti. Possono, beh, insomma, a certi livelli sì. Adesso cioè, penso che lo mettano anche nelle scuole, ci sono dei progetti. Ecco, questo sarebbe importante. Che si chiama racchette in classe, cioè. C'è un'attività, ecco, in congiunta con la Federazione Italiana Tennis e con Sport e Salute, proprio per avvicinare lo sport del tennis ancora di più ai ragazzi, per cui non è propriamente allora, così, Alba, scusami. Comunque, allora, tu fai prevenzione? Credo, la prevenzione io tu la fai o io sei sono una che un ha paura di fare? No. Io affronto le situazioni, anzi, in modo abbastanza... come dire, da ipocondriaca vera, però comunque questo mi ha aiutato in passato. Allora, innanzitutto voi sapete che la genetica è fondamentale. Sì. E difatti praticamente quello che io avevo di genetico nella mia famiglia di pregresso, certo, mi è poi capitato di scoprire di avere, no, c'è tuttora, come una predisposizione per esempio all'ictus, che ho scoperto di avere dopo che è morta mia madre attraverso le analisi, e di conseguenza prendo la cardioaspirina ogni giorno, che mi aiuta a non avere lo stesso problema che ha avuto mia madre piuttosto che mia nonna. Sono cose che è importante sapere, e devi sapere attraverso uno screening. Brava Alba, per cui il messaggio anche tuo di fare prevenzione insieme agli amici. Io sono viva grazie alla prevenzione, perché a 35 anni ho avuto che rimaniamo un cancro, aperti. Allora Giorgio Meneschincheri dice c'è anche un problema di obesità infantile. Mi riaprite il collegamento così li vedo, grazie. Professoressa Palumbo, ecco, i giovani, lo sport, i ragazzi, e incentivare lo sport per i più piccoli anche. Assolutamente. Se no siamo un popolo che rischia di essere tra i più sedentari d'Europa. Assolutamente sì, io approfitto anche per salutare Meneschincheri, amico vecchia data, leader nella comunicazione e nella divulgazione scientifica. Quindi sempre complimenti a Giorgio. L'obesità, parlavamo, diventa una malattia oggi che colpisce sempre di più adolescenti, trasversalmente tra maschi e femmine, e bisogna incominciare a lavorare sicuramente su una prevenzione clinica, ma direi anche accostare la prevenzione clinica ad una divulgazione e prevenzione anche psicologica, perché l'obesità è una malattia che ha
delle, come dire, influenze psicologiche molto importanti, quindi direi che la divulgazione clinica, la divulgazione scientifica devono psicologica. Lei che si occupa per la regione Lombardia, passo. Ricordiamo che Tennis and Friends c'è anche a Torino come manifestazione, probabilmente Meneskin che la porterà in tante città italiane. Lei che si occupa, no? Anche di questi temi. Ma per la regione Lombardia. Assolutamente sì, la prevenzione è fondamentale. Io stessa devo dire che ho scoperto alcuni anni fa di avere un melanoma proprio grazie a una visita di controllo, quindi la prevenzione è fondamentale, così come anche l'attività sportiva è importantissima non solo per la salute fisica ma anche per la salute psicologica, perché abituare i nostri bambini a fare sport significa abituarli al rispetto delle regole, abituarli a stare insieme agli altri, rispettare l'avversario, dare il massimo di se stessi in ogni circostanza. Grazie. È fondamentale. Grazie Avvocata Aldrovandi, grazie alla professoressa Palumbo. Ritorniamo un attimo con la manifestazione. Giorgio, cosa avverrà adesso? Che cosa farete? So che arriva Bonolis fra un po'. Eleonora stanno arrivando. Tanti stanno personaggi arrivando. Di spettacolo vicino. Guarda, tanti medici presenti da questa mattina, dalle prime ore, della ASL, dello Spallanzani, della medicina dello sport, e sono qua e c'è gente che si sta ovviamente anche malgrado il tempo prenotando e facendo gli screening nelle strutture. E tanti campioni dello sport qua che si susseguono piano piano, tra poco ora stavo chiamando dello spettacolo, Bonolis, Maria, stanno arrivando moltissimi, Jacopo Volpi che è appena arrivato, che salutiamo, cioè mano a mano arrivano, loro sono l'altra parte di Tennis and Friends, l'altra categoria, cioè, abbiamo i medici, il personale sanitario e abbiamo gli ambassador che attirano la gente a testimonianza di quanto sia importante fare gli screening e i controlli, quanto sia importante soprattutto fare lo sport. Una battuta anche, sì, anche a Stefano, campione. Sì, al campione Stefano Maniscalco, dici la tua, ecco, su questo importante appuntamento. Intanto buongiorno a tutti i telespettatori, sono Stefano Maniscalco, karateka e legend di Sport e Salute. Appunto, purtroppo il tempo non ci assiste, ma quando si entra in questo posto si sente energia, quando si parla di sport si parla di energia, è quello che vogliamo dare noi, appunto la mission di Sport e Salute, tutti i legend, tutto il roster di atleti che girano intorno a questo fantastico mondo, grazie a Sport e Salute, è quello di girare l'Italia, promuovere lo sport e i sani stili di vita. Quindi il consiglio che do a tutti è praticare sport. Io sono un karateka, ho smesso, adesso faccio allenatore del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle della Nazionale Italiana, quindi è un piacere anche passare dall'altra parte e poter promuovere benessere e sport. Bene, allora ecco Giorgio in studio. Io volevo ringraziarti. Giorgio in studio, abbiamo due amici, Tennis and Friends, Ernesto Assante, giornalista di Repubblica, Alessandro Onorato, assessore grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma, che fra l'altro andrà lì fra un po' perché per ci sarà, assessore, ci sarà il taglio del nastro. Esatto, per l'inaugurazione. Ecco Giorgio, dimmi, cosa volevi aggiungere? Sì, no, volevo intanto ringraziarti per due motivi. Intanto è perché tu sei tra gli ambassador storici, nel senso che dalla prima edizione che ci segui sostieni e divulghi la comunicazione. Nella comunicazione della prevenzione non è solamente effettuare lo screening, ma ricordare alla gente quello che bisogna fare. Noi qua oggi diamo anche una corretta informazione e diamo a tutto il pubblico il tagliando della salute, che che uno si rimette a casa e si ricorda per ogni età quello che deve fare di controllo. Ed è fondamentale il supporto vostro, la televisione e tutto i mezzi di comunicazione per divulgare il messaggio, che non deve essere, uno deve stare male, ma controllarsi è sicuramente è fondamentale e fare sport ancora di più. Certo. Allora, grazie, magari ci sentiamo più tardi.